Weekend dedicato all'arte e alla cultura a Rocca San Giovanni. Ieri c'è stata la manifestazione, diciamo così, in comune con altri borghi abruzzesi dedicata agli innamorati. Oggi un altro tipo di manifestazioni che ci andrà a spiegare il sindaco Fabio Caravaggio. Sì, weekend dedicato al romanticismo e all'arte qui a Rocca San Giovanni. Si è iniziato ieri sera con la notte romantica nei borghi più belli d'Italia e siccome anche il romanticismo è una forma d'arte, oggi abbiamo voluto continuare proprio con l'arte, dando vita ad un evento qui a Rocca San Giovanni, rubricato Una boccata d'arte, che è un evento che si svolge oggi in contemporanea in tutte le regioni d'Italia. Ogni regione ha scelto un comune e all'interno di questo comune un artista, un giovane artista darà vita alla creazione di un'opera d'arte, di una scultura, di una pittura e il nostro artista è Victor, un ragazzo camerunense che potete scoprire fra poco ciò che ha realizzato. Le opere sono state realizzate in parte presso le mura medievali, un'altra opera giù al mare che andremo a visitare tra poco nei pressi del porticciolo di Vallevaux. Sì, l'artista ha fatto visita a Rocca San Giovanni la primavera scorsa, ha trascorso 3 giorni sul territorio, ha visitato sia il borgo che la costa e ha trovato l'ispirazione. Nel borgo antico ha scelto di creare delle opere a ridosso delle mura medievali, quindi ha voluto dare un senso di ricostruzione storica di quello che è il nostro paese, un paese che nasce nella seconda metà dell'anno 1000, quindi nel basso medioevo. E successivamente ha trovato l'ispirazione al mare, sulla costa, lungo il litorale, dando vita ad una scultura veramente bella che avrete modo di vedere appunto fra poco e che rappresenta il nesso tra la costa e il borgo. Questo è uno dei tanti eventi estivi di questo bel borgo abruzzese, Rocca San Giovanni, che può fregiarsi anche di una costa quasi incontaminata rispetto anche a tante altre zone del costiere dell'Abruzzo. Quali sono i prossimi eventi in programma? Allora, stiamo lavorando al cartellone, fra una settimana, 10 giorni al massimo lo renderemo noto, sarà un'estate ovviamente di ripresa, di ripartenza dopo il periodo funesto del Covid. Cercheremo di coinvolgere tutta la cittadinanza, tutti i comitati, tutte le associazioni, abbiamo ragionato insieme, ogni associazione, ogni comitato ha fatto delle proposte e quindi vogliamo creare un calendario inclusivo che possa coinvolgere veramente tutti, dal borgo alle al mare, ai più giovani, ai meno giovani, per dedicare appunto un'estate bella e rilassante alla nostra cittadinanza e a tutti i turisti che ovviamente ci fanno visita sempre più numerosi. Una boccata d'arte è un progetto che è giunto alla sua terza edizione nel 2022 e quest'anno è stato scelto il borgo di Rocca San Giovanni come borgo per il progetto artistico. Sono coinvolte 20 regioni e 20 borghi, uno per ogni regione, e di conseguenza anche 20 artisti, uno per ogni regione. L'artista viene sempre, diciamo, da una regione esterna o addirittura anche dall'estero, perché è un progetto che punta a diventare anche un progetto internazionale. E quest'anno è stato scelto l'artista dal Camerun, Victor Fosionie, un artista che lavora con la ceramica come primo medium, la terracotta, scultura, installazione. E siamo venuti qui a Rocca San Giovanni in un primo sopralluogo e abbiamo lavorato sul tema dell'ancestrale, del preistorico e abbiamo dovuto dare dei nuovi simboli al borgo di Rocca San Giovanni, unendo anche poi quello che è il borgo marino con poi il borgo su per la collina, proprio il paese. E abbiamo 3 lavori diffusi, The Ancestor Visitor, che è questa tartaruga che appunto un po' viene dal mare e si incammina verso il borgo. Poi abbiamo Costellazioni, che sono una serie di teste smaltate d'oro che sono incastonate al posto di questi vuoti delle vecchie mura medievali. E poi Stella Cadente, che è una freccia che penetra nelle mura un po' a ridare una nuova funzionalità alle mura medievali del borgo. Quindi l'artista ha lavorato molto anche con la storia del paese, con le relazioni, con i contatti che poi si sono venuti a creare. E una boccata d'arte, speriamo che sarà un progetto che andrà avanti per molti anni
e che coinvolgerà poi sempre nuovi borghi all'interno dell'Abruzzo e di tutte le altre regioni d'Italia. È l'artista protagonista di questa giornata, al quale chiedo come sono nate queste opere, come è nata l'ispirazione per creare queste opere. Questi tre lavori che ho presentato qua a Rocca San Giovanni sono nati da un sopralluogo, da una visita nel borgo di Rocca San Giovanni, e nel centro storico e lungo la costa, perché Rocca San Giovanni è un insieme, no? C'è una parte più centrale e tutta la costa sul mare. E, ho sviluppato dei progetti che quelli presenti in centro sono più progetti di rievocazione storica, dove ho lavorato sulle mura, ho fatto due progetti sulle mura medievali della città, e il terzo progetto è sulla costa, vicino ai trabocchi, con apertura sul mare. Tu hai anche tratto ispirazione dal tuo paese d'origine per realizzare queste opere? Sì, ho tratto ispirazione un po' da quello che è anche la mia vita quotidiana, no? Da quelle che sono le mie origini. Per esempio il lavoro Costellazioni, presente sulla torre o sulle mura in centro, sono una piccola installazione in cui sono presenti queste piccole volti, queste piccole creature che io rappresento nel mio quotidiano, no? Nel viaggio, sul treno o nel mio tempo libero. Invece il lavoro Ancestor Return, quello con la raffigurazione della tartaruga che si porta verso il centro, alcuni elementi ricavati dal fondo marino, sono presenti anche queste statuette appartenendo anche alla mia origine, perché comunque il mare è concepito come un ventre, no? Che contiene un sacco di cose, contiene civiltà passate, tra cui anche pezzi e resti dell'Africa. Quindi questa tartaruga, portando verso il centro di Rocca San Giovanni, porta anche questi resti porta anche questi pezzi di storia, no? Che unisce in qualche modo l'Africa a questo luogo. Ci sarà un futuro qui a Rocca per altre opere, secondo te? Direi che Rocca San Giovanni si presta bene, ecco, ci sono un sacco di spunti, di ispirazioni, e si spera che in un futuro ci saranno altre attività. Ecco. E quella subito a cui ho pensato in questi giorni, in questa settimana passata qua a Rocca San Giovanni, è quella di creare anche un laboratorio per coinvolgere di più anche i bambini della scuola, la scuola media che c'è in centro nel paese, e vedere come si può espandere piano piano e far conoscere l'arte, l'arte contemporanea anche ai più piccoli. Sindaco Caravaggio, abbiamo scoperto anche di che cosa si trattava nella seconda parte dell'itinerario.
Sì, come potete vedere, Victor ha deciso di creare questa tartaruga, che è un esempio che rappresenta il nostro mare, la nostra costa. Sul dorso della tartaruga ha voluto creare la torre a ricordo delle tre torri del paese, con una chiave che rappresenta la chiave di Odorizio I, che ha fondato il borgo di Rocca San Giovanni. Penso che non potevamo scegliere uno scorcio migliore di questo per permettere a tutti i turisti, a chi viene a visitare la nostra pista, il nostro litorale, la nostra costa, come sfondo il trabocco, simbolo non solo di Rocca San Giovanni, non solo della provincia di Chieti, ma diventato ormai un volano per tutta la regione.